Il sentiero della Decoville si sviluppa all'interno del comune di Usseglio, nella valle di Viù. Il percorso ricalca quello della piccola ferrovia che in passato collegava il cantiere per la costruzione della diga di Malciaussia con il centro abitato di Usseglio. Si parte da Margone, 1458 metri, e si arriva alla diga di Malciaussia, 1800 metri. Il tempo di percorrenza stimato è di 2 ore e 15 minuti. Il dislivello è di 430 metri in salita e 50 metri in discesa. Il percorso è attrezzato, ma comunque è consigliato ad escursionisti esperti. Il periodo consigliato è da giugno ad ottobre. Durante l'inverno è infatti frequente il pericolo di valanghe. Oltre al normale equipaggiamento escursionistico, si consiglia di avere con sé una torcia. Nella parte finale, infatti, il sentiero si infila nel buio di una breve galleria. Il percorso parte da Margone, una piccola frazione di Usseglio. Molto del dislivello viene affrontato nella prima parte, che coincide con il sentiero che porta al rifugio Cibrario. Poi, a circa 1800 metri, si incrocia il tracciato della ferrovia, riconoscibile da alcune rotaie che affiorano dal terreno. Da qui comincia la parte pianeggiante del percorso, una sorta di sentiero balcone che offre a chi lo percorre un'esperienza escursionistica unica. I lavori per la realizzazione della diga di Malciaussia cominciarono nel 1925. Erano parte di un più ampio progetto che aveva l'obiettivo di produrre elettricità per le fabbriche della provincia di Torino. Per poter trasportare i materiali venne progettato un sistema di funicolari e ferrovie a scartamento ridotto. Il sentiero della Decoville, conosciuto anche come Tracciolino, ripercorre proprio la ferrovia che collegava il cantiere per la costruzione della diga a Usseglio. I binari, di cui sono rimasti alcuni tratti, erano costituiti da elementi leggeri e combinabili tra loro, in grado di adattarsi ai terreni più difficili. Le dighe furono terminate intorno al 1932. Le Decoville furono mantenute per un certo periodo come collegamento di servizio, ma una volta terminata la costruzione della strada militare, vennero dismesse. Nell'ultima parte, il sentiero prosegue in buono stato e si infila nel buio di una breve galleria. Una volta usciti da questa galleria, ci si trova sospesi a 200 metri di altezza sul fondovalle, nel tratto più panoramico dell'intero percorso.
Il sentiero termina con una breve discesa, molto ripida, ma attrezzata con corda e scalini. Subito dopo si incrocia la strada asfaltata che conduce al lago. Percorrere il sentiero della Decoville non significa soltanto ammirare la natura e l'incredibile lavoro di ingegneria dell'uomo, ma anche incontrare delle storie. Storie di uomini e storie di mestieri ormai scomparsi, come quello dei guardiani delle dighe, che raccoglievano dati e misurazioni in condizioni difficili, sfidando il tempo e la solitudine. Io mi ricordo quando sono entrato, c'era da pensarci tanto, specialmente all'età che uno può avere, avere 18-20 anni e pensare di passarsi 4 mesi su, diventa difficile. Ho iniziato nel 1963, quando si faceva ancora i 4 mesi in guardiania, poi si faceva il riposo mensile, così se lo vogliamo chiamare, una volta al mese, si facevano 4 giorni di recupero delle domeniche e poi si risaliva, diciamo così, fino a fine turno. All'inizio mi sembra che facevano anche più anni senza scendere. Il lago, un tempo teatro di queste solitudini, è ora un posto facile da raggiungere e ideale per rilassarsi. Ma il suo fascino è rimasto intatto. Per il ritorno è possibile ripercorrere lo stesso itinerario dell'andata o seguire il tratto in discesa della GTA, Grande Traversata delle Alpi, che riporta alla piazza di Margone. Il recupero e la manutenzione di questo sentiero sono stati possibili grazie al CAI e alla comunità montana. La manutenzione di questo sentiero è stata effettuata come segnaletica da noi del CAI, quindi la bollatura e i cartelli, mentre la comunità montana ha effettuato un totale ripristino dei tratti, diciamo, sulla roccia con l'applicazione di alcune corde fisse.